Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua, nuova puntata di Good Morning Milano. Non dai nostri studi, come siete abituati a vederci, ma ormai lo dovete imparare. Questa settimana siamo qui, siamo a Nolo, siamo in trasferta nel mitico quartiere di Nolo per seguire, lo vedete alle mie spalle, appunto, il Nolo Fringe Festival. Ieri è stata la prima serata di spettacoli e quindi questa mattina non potevamo che avere qua il direttore del Nolo Fringe Festival, Davide Verazzani. Buongiorno direttore. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. E un nostro graditissimo ospite che ogni tanto viene a trovarci, Francesco De Molfetta, che ieri sera abbiamo mandato in avanscoperta, oltretutto insomma facendogli anche un po' un'imboscata, perché l'abbiamo mandato a vedere dei spettacoli che in realtà lui non andrebbe mai a vedere di sua sponta, cioè come si dice in questi casi, verissimo, no? Verissimo, verissimo. L'abbiamo fatto un po' apposta, devo dire, Demo, cioè abbiamo cercato di portarti dove tu non saresti andato, quindi... Ma le provocazioni mi piacciono molto. Infatti, insomma, perché ricordiamo appunto Francesco De Molfetta, artista contemporaneo, tante della tua arte la provocazione c'è praticamente in ogni secondo, ogni millimetro. Assolutamente sì. Ok, assolutamente poi, sì. Poi ne parleremo. Allora, Davide, prima serata, serata col botto, mi verrebbe da dire. Ma è andata bene, oltre ogni più rosea previsione, come si dice, ma non è un modo di dire, è la verità. Poi non poteva che essere rosea la previsione per il Fringe, visto anche il colore che avete utilizzato. Non è rosa, però, non è rosa. È fucsia. Si avvicina al magenta. Al magenta. E poi dopo la grafica francese. Anzi, è color Nolo Fringe. Nolo Fringe. Oh, basta, no? Abbiamo inventato... C'è l'azzurro Tiffany. Esatto. E c'è il pink... Fringe pink. È un po' fluo anche. Esatto, è così. Allora, la prima serata è andata benissimo, ho 7 spettacoli, tutti sold out, e non era veramente pensabile. Soprattutto lo spettacolo, sono molto orgoglioso dello spettacolo che c'è stato al CrossFit. Il CrossFit, a differenza degli altri 3 palchi, non è un locale, quindi non ci si va anche solo per bere qualcosa e poi dopo si scopre che c'è uno spettacolo. Ci si va perché si va a vedere lo spettacolo. Beh, ieri sera c'erano quasi 70 persone a vedere uno spettacolo di physical theater tutto in inglese. Sì, Haste Theater, che ieri sono stati, non ce la faccio. Ieri 4 volte quasi, ma non me l'hanno insegnato loro perché erano qua ospiti ieri e non ce l'ho fatta, no, ero folgorato dalla loro bellezza e bravura, va bene, siamo sì, così, vabbè, okay. Dai, ok, ti salvi in cosa. Diciamo appunto però, 7 spettacoli, 4 location, tantissima gente, e noi Demo ti abbiamo mandato appunto nella location forse meno adatta al tuo personaggio, diciamo, insomma. Allora, io intanto vorrei approfittare per fare i complimenti a te, a quest'idea di festival, che la trovo coraggiosissima, interessantissima, molto contemporanea, l'idea di cucire un concetto di teatro con un vivere... nei locali, con insomma, per cui è un teatro che ti prende un po' di costa, no? Cioè non di petto. È l'idea del Fringe proprio. Cioè abbiamo cercato di portare l'idea del Fringe qua a Nolo e in Italia anche, perché in Italia ce ne sono solo 2 di Fringe. Per ma cui, forse poi quello che un po' contraddistingue appunto questo da altri Fringe è, oltre sì appunto anche al tipo di locali in cui viene fatto, ma soprattutto il fatto della territorialità del quartiere, perché appunto ricordiamo essere uno dei 3 al mondo a fregiarsi non del nome della città ma del quartiere, no? Gli altri sono Hollywood e Chelsea. Hollywood, no. Chelsea, Nolo, non è male. Buona compagnia, insomma. Sì, sì, esatto. Per cui questa idea mi piace moltissimo. Noi negli anni 90, quando facevamo teatro, io ho anche insegnato teatro, ci adattavamo un po' dei localini per trovare delle situazioni di questo tipo, e vedere che oggi viene fatto con... oltretutto con un seguito così. Perché ieri io sono stato a vedere questi spettacoli, ero esterrefatto dalla presenza, c'era un tale carnaio di gente, grondavamo tutti di sudore, ma nessuno si è alzato per andarsene. Cioè proprio questa compartecipazione emotiva, proprio strascicata, disperata, emozionatissima. Disperata, dai, no, dai. No, disperata perché... era piena di speranza invece, di forse. Anzi, esatto, sì. Per cui va anche un po' per la curiosità di un nuovo evento, forse in città, una nuova suggestione. E mi è piaciuto molto, devo dire, sì, questi ragazzi. Sicuramente poi appunto quello della territorialità è un fatto dominante in questo Fringe, appunto, come dicevo, a differenza di altri festival. Avete la fortuna di vivere in un quartiere, di abitare un quartiere, di far vivere questo quartiere, che poi non so se siete voi che lo vivete o è lui che vive voi, a volte insomma le cose si fanno sempre in infatti, due si fanno in due, infatti, che è sempre animato, perché comunque ieri ad esempio era bellissimo arrivare ieri mattina, ultimo giorno di Ramadan,
e vedere tantissima gente ben vestita, col vestito della festa, con questi sacchetti pieni della spesa che andavano nei vari luoghi dove poi sarebbe fatta la festa di fine Ramadan. Quindi insomma, un quartiere davvero che dà spunti. Però voi siete riusciti ad aggiungere un altro spunto ancora di lettura appunto di questo quartiere. Insomma, qualcosa veramente di inaspettato. Sì, allora, Nolo è un quartiere che da qualche anno è estremamente vivace e che dà la possibilità di rendere reali i sogni. Diciamola grossa, nel senso che... Però è vero, nel senso che qui c'è gente che dice vorrei fare questo, X, questa cosa qua. Scopre altre persone, ne parla nei bar, cioè come una volta, no? Come nei quartieri di Milano di una volta, in fin dei conti, ne parla nei bar, oppure nei bar virtuali, cioè la Nolo Social District, la pagina Facebook, che poi diventano reali perché poi ci si incontra, comunque non si rimane solamente su una pagina Facebook. Cioè, io vorrei fare sta cosa, chi la vuole fare con me? E trovi subito 2, 3, 4, 5 persone che la vogliono fare. Io ho fatto così fondamentalmente. Le persone con cui organizzo il Fringe Festival, che sono 6 professionisti incredibili e meravigliosi, molto migliori del sottoscritto, perché la cosa furba... perché la cosa furba è circondarsi di persone migliori di te. E questa è la cosa furba. Sembra giusto. Le ho incontrate in questo modo. Io 2 anni fa non le conoscevo. Negli ultimi 2 anni le ho conosciute. Io ho detto, io ho questa idea. Ecco, perché appunto, Davide, cioè... 2 anni sono voluti per arrivare a oggi, diciamo? Più o meno sì. In realtà, allora, calma, in realtà tutta questa cosa che avete visto ieri sera e che continuerà fino al 9 di giugno, le abbiamo realmente organizzate in 5 mesi. Wow! Da gennaio veramente ci siamo creduti e detto ok, lo possiamo fare. Perché c'era bisogno di alcune risposte anche, ok? Ma in realtà la mia idea... mi frulla in testa da un paio d'anni, cioè da un paio d'anni in concreto, mi frulla in testa da un po' prima. E quindi ho come spesso mi accade, anche quando con i testi che scrivo, per esempio mi rimbalzano in testa per un anno intero e poi dopo li vomito in 10 giorni magari. Però anche in questo caso è rimasta lì a sedimentare e poi è potuta venire fuori. Ecco, Demo, allora, ieri sera che cosa hai visto? Raccontaci un po' che cosa hai visto. E intanto abbiamo anche le foto di Stefano Lonati da vedere durante della serata, quindi dici di chi vuoi parlare. Ecco, lui è... io non c'ero ieri, quindi... È Fabio, e lui. Fabio Paroni. Esatto, Fabio Paroni. Sì, sì. Bravo, lui fa parte dei Teatri Possibili, no? Della compagnia... No, lui ha una compagnia sua, cioè lui è suo, okay. Il suo testo è scritto da Greta Cappelletti, che ne cura anche la regia, e lui è un attore in solitaria, diciamo. Brava Greta Cappelletti, penso che il testo è curioso, non è, cioè è un po' come dicevamo prima, è un pochettino quella commissione di Rezza Mastrella, per cui parte con una suggestione sicuramente teatrale. Lui è molto bravo anche nella fisicità, si muove bene, tiene benissimo i tempi, eccetera. Soprattutto visto il contesto, che appunto è informale, e poi eravamo tutti molto accaldati, l'ambiente piccolo, saturo di gente, aria poca, e insomma dimensioni ristrettissime. È un posto dove appunto se uno posteggia la macchina e apre la macchina lo senti fin lì, cioè sì. C'era gente in strada, infatti, non deve essere neanche facile riuscire appunto a entrare nel proprio personaggio, comunque sì. Estraniarsi un minimo, perché insomma l'attore quello che deve fare è comunque staccarsi un attimino in un contesto del genere, dove veramente se uno chiama l'ascensore del palazzo di fianco lo senti, cioè. Sì, infatti. Bravi, poi loro erano emozionatissimi, secondo me anche visto il contesto, che era un contesto nuovo, un po' inesplorato per loro, perché si cercava di capire, di tararsi su questo nuovo formato. Dicevi appunto un testo abbastanza surreale, cosa ti ha colpito appunto di questo testo scritto da Greta Cappelletti? Che c'era e ha diretto, era lì anche, che visto non che... Non sia lei, tra parentesi, no? Sbaglio. È lei, okay. È lei, sì. Brava questa ragazza, ti dirò, anche insomma molto simbiotici loro due, secondo me è uno spettacolo ben congegnato. No, ripeto, pur non essendo il mio genere, per cui diciamo affonda le radici in un certo tipo di cabaret, in un certo tipo di comunicazione, per cui che ha un vertice e diciamo come si potrebbe dire, monoreferenziale rispetto a un pubblico, in sostanza un monologo che però ha delle intromissioni gestuali, musicali,
anche di interazione con pubblico, col pubblico, perché lui a un certo punto è uscito e è andato a è proprio uscito dal locale, bellissima sta scena, per provare un microfono, per virgolare all'inizio, bellissimo espediente di questo fallo, microfono fallato, che lui, per cui lui stava cercando in tutti, cioè lui tutta la sera ha fatto lo spettacolo davanti a un microfono che non funzionava. Questa è drammaturgia, non è un errore tecnico. E credo che tutti invece abbiano pensato: ma caspita, ma cambio il microfono. Ma no? Cambialo, esatto, sì. Fantastico. E quindi, insomma, appunto, quindi un po' di sonorità. E però anche questo fa capire come appunto riesce ad adattarsi al luogo in cui è. Un luogo che ovviamente è perfetto invece per un altro tipo di arte. Un po' complicata, secondo me. Per noi, ad esempio, italiani facciamo un po' fatica a capirla. Che sta arrivando, però, che è la stand-up comedian. Sì. La stand-up comedy sta arrivando. Tanti stand-up comedian. Chi meglio, chi peggio, però, insomma, è così, normale, anzi. Avanti tutti, nel senso che quando arriva la moda, più ce ne sono, arriva, che arriva chiunque, qualcuno buono ne uscirà, anzi certo. Qualcuno buono già ne è uscito, e ieri ce n'eravamo uno di questi. Quanto è difficile però, Demo, riuscire, per noi che magari non siamo abituati a un'arte del genere, a capire uno spettacolo del genere? Secondo me la stand up non è un nostro format, ancora noi dobbiamo digerirlo, poi cioè io ho delle lacune immense perché non guardo la televisione, non sono un po', cioè, per cui diciamo il modo di lavorare di, ricordatemi il nome, Luca Cupani, peraltro ragazzo stupendo, molto per bene, molto carino, abbiamo anche chiacchierato ieri perché era il mio compagno di posto nell'altro spettacolo, e che proprio, cioè, non sono riuscito proprio a relazionarmi con, cioè, lo spettacolo, più che quindi con lui attore, diciamo. Sì, no, lui è di gran professionalità, devo dire, è un bravissimo. E forse questo è il limite, giustamente, per dire una cosa, ad esempio, guardo poca televisione. Ecco, sì. E questo fosse un limite della stand-up comedy, nel senso che fosse delle tutte le arti quella un po' più pop. Però. Ma non lo so, allora, la stand-up comedy. È vero che adesso anche in Italia sta avendo un boom. Io si può venire un po' più avanti perché giustamente il sole sta cambiando e ti fa un'aureola santificante, però che non ti vedo da casa. Ah, no, ok. Ecco, sto qua allora, perfetto. Okay. Allora, la stand-up comedy sta avendo un boom incredibile anche in Italia. Certamente è una tipologia di spettacolo che nasce nel mondo anglosassone. Al Fringe di Edimburgo la metà degli spettacoli circa è stand-up. E si parla di 1500 su 3000, ecco, quindi sicuramente i più grandi comedian sono americani o inglesi. In realtà poi non vorrei ci fosse anche una sorta di pregiudizio culturale da parte nostra, perché il cabaret, il vecchio cabaret, in qualche caso era un precursore della stand-up. Cioè stand-up sì. Significa fondamentalmente io vado lì su un palco, c'è un microfono, ci sono io e basta, e racconto cose mie, cose che riguardano me, non sono un personaggio, non creo il personaggio, quindi non è drive-in, ovviamente, per dire, dove c'erano i personaggi invece, no? E invece è un qualcosa che attiene molto al derby, per esempio. Sì, infatti, Derby Club, tutto derby. Sommato, è un precursore della stand-up. Stavo pensando, ad esempio, proprio dal Derby Club, quelli che possono più usciti erano quelli sempre delle coppie, ad esempio. Cioè, il fatto proprio della singolarità a volte è forse un po' complicato per noi, cioè Cocchi e Renato su tutti, mi viene in mente. Certo, non c'è e dubbio. Tutte le altre tipi di comicità che comunque sono passate, cioè Franco e Ciccio, cioè in Italia la comicità era Boldi sempre e Teocoli, e così via. È quasi sempre stata fatta da coppie. Sì, forse anche questo, però è proprio comicità allo stato brado, cioè io vado lì e racconto i fatti miei fondamentalmente, e se sono bravo a raccontarli faccio ridere, se non sono bravo mi tirano le sedie in testa. Cosa che accade tranquillamente nei pub di Londra, dove Luca Cupani normalmente da anni si esibisce, perché Luca Cupani, pur essendo italiano, vive da anni a Londra, si esibisce, è un professionista, si esibisce nei pub di Londra e ha partecipato a 5 Fringe Festival di Edimburgo, vincendo anche il premio So You Think You're Funny, che è un premio fra i più prestigiosi che al Fringe Festival, per, ovviamente per la parte stand-up. Quindi, ecco, è un qualcosa su cui io credo molto. Ed è vero che in Italia ci sono anche tanti che si sono un po' accodati alla moda, come purtroppo spesso accade in tutto il mondo, non solo in Italia, e lì bisogna riuscire a scegliere le gemme, ovviamente. Luca Cupani secondo me è una di queste, forse anche perché non vive in Italia. Mi viene a dire che spesso si dice no, non so, bello lo spettacolo, c'è da lavorarci un po', in questo caso forse quelli che ci devono lavorare un po' siamo noi spettatori. Ma sì, dai, no, giusto, non vorrei esagerare, ecco, per carità. Dobbiamo cominciare a capire, cioè cominciare anche a...
posti con apertura. Penso che questa sia la cosa migliore, ma vale per ogni spettacolo. Sì, 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 sicuramente, sicuramente. Questa sera il buon Francesco De Molfette, anche Barbara Risi, li manderemo al Gepensini a vedere appunto gli spettacoli, perché poi domani avremo qui ospite appunto i protagonisti degli spettacoli al Gepensini. Avvertenze prima dell'uso, cosa dobbiamo dirgli? Allora, sono due spettacoli molto belli, molto diversi uno dall'altro. Angelo Campolo con Stay Angry prende il motto di Steve Jobs e lo trasforma completamente, perché parla di chi veramente ha fame. Quindi parliamo di migranti. Angelo Campolo è un attore professionista, un grandissimo attore che è di Messina, anche se vive a Milano. Lui lavora con i profughi a Messina, lavora con persone di altre nazionalità e porta anche degli spaccati della vita di queste persone. Ci saranno delle videoproiezioni anche, quindi insomma è uno spettacolo che ieri sera ha fatto piangere anche qualcuno in platea, mi hanno detto. Corinna Grandi con Cosa sarà mai è tutta un'altra cosa. Comicità anche lì allo stato brado, al femminile, in cui certamente c'è molto di sé, ma in cui c'è anche un personaggio. Si parla di una donna sui 30 anni, 35 anni più o meno, che deve decidere se avere un figlio oppure no. Però c'è tanta capacità di prendersi in giro anche, quindi di essere sul pezzo, di essere presenti e di non fare retorica, perché fare retorica su una cosa del genere direi che sarebbe la cosa più becera in realtà. Demo, appunto, tu dicevi che ti piace molto questa formula di festival. Sì, sì. Tra l'altro prima mi sono dimenticato di dirti che una settimana fa sono andato a vedere il Biennolo. Non so se sei alla conoscenza. Sì, c'è stata un'altra iniziativa molto interessante che riguarda l'arte contemporanea. Nello spazio dei vecchi panettoni Cova, che è uno spazio bellissimo perché è proprio lasciato andare un tetto parzialmente... crollato. Credo che non sia shabby chic, ma sia proprio un problema. No. Esatto. Non è voluto, credo. No? Esatto. Hanno organizzato questa Biennolo, che è stata una mostra che è durata un paio di settimane, con artisti che hanno lavorato in termini di installazione, di insomma, con medium vari. È un'altra iniziativa curiosa di questo quartiere in piena espansione. Cosa manca a Nolo? Cioè, ormai c'è tutto. Allora, manca il Festival del Cinema. Manca il Nolo Film Festival, ecco, lo quello faremo manca. Noi non c'è problema. Perché e no? Il Nolo Fringe sarà partner del Nolo Film Festival e potrebbe accogliere una gara Beltrade di biciclette, non so perché. Manca è sempre Nolo. Ma manca il giro Nolo. Il giro Nolo c'è? Il giro Nolo esiste, il Giranolo a piedi però, che è una sorta di giro turistico su antichità di Nolo, cioè comunque cose notevoli da un punto di vista culturale di Nolo. Vedi, c'è tutto a Nolo, è pazzesco. Il cinema Beltrade comunque è qui a Nolo ed è uno dei cinema più d'avanguardia di Milano, tutto sommato. Ha avuto il coraggio qualche anno fa di riprendere un cinema paradocchiale quasi in disuso, diciamo, e farlo diventare vetrina di film altrimenti non distribuiti. Io cui... vado sempre, lo frequento moltissimo il Beltrade. Ci credo. Sì. Anche ricordiamo di San Nolo, perché c'è anche un festival della canzone a Nolo. Esatto, per quello che manca solo il festival del cinema, per quello della canzone ce l'abbiamo. Appunto, dicevo, quindi, cosa ti aspetti da questa serata invece? Dicevi, ieri sei passato davanti anche Pesimiti e sei spaventato, mi hai detto. Ma quanta gente. Sì, tantissima gente. Questa è la cosa che mi ha più allarmato, cioè mi ha stupito. Questa curiosità, giovanissimi che si avvicinano al teatro, che cosa non molto comune se pensiamo ai palchi nostrani, anche perché in realtà il teatro costa, cioè non è un intrattenimento a prezzo economico, mediamente, salvo rare eccezioni. O salvo il Nolo Fringe Festival, che è completamente gratuito, ricordiamo. Gratuito, certo. Altra cosa dato. Veramente lodevole, perché... Ma paga Verazzani per quello, fa tutto sì, lui. Sì, ma certo. Tutto. Certo. Ricco di famiglia, guarda, di tutte le famiglie che ho proprio, sì, sì. Per cui vorrei andare un po' svestito da qualsiasi aspettativa in realtà allo spettacolo di stasera, per non diciamo silenziare l'emozione. Perché penso che sia la cosa migliore, esatto. Sì, cioè, si va e si vede. E devo dire che ieri sera ci sono state tante persone, tantissime persone che erano curiose. Effettivamente, e abbiamo avuto dei belli attestati anche dopo, cioè del tipo: ma caspita, ma che belli, che belli spettacoli, cioè che cosa bella. Non c'è la possibilità di vederli tutti, secondo te? Allora, non la stessa sera, ovviamente. No. Però in realtà abbiamo fatto un programma orario. C'è un algoritmo che si può. Infatti, qua nella mia testa. Cioè, c'è un programma orario in cui gli inizi sono di mezz'ora in mezz'ora. Per cui ogni sera, se uno vuole, ne vede due.
Quindi nella due. Stessa location anche volendo? Nella stessa location è difficile, perché per entrare bisogna avere un talloncino. Ah, okay. E i talloncini si danno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, quindi tu sei già dentro al primo, è difficile, okay. Di avere fortuna. Però faccio in tempo ad andare in un'altra location, perché la più lontana è a 500 metri l'una dall'altra, 600 metri. Sì. Quindi due un giorno il secondo giorno, due il terzo giorno, uno il quarto giorno e poi il quinto e il sesto si fanno le riprese. Quindi puoi anche fare i bis e rivederli. Esatto. Infatti. Insomma, quindi una formula molto, infatti, molto molto interessante. Ricordiamo le quattro location. Allora abbiamo la Salumeria del Design, sì. Lo Spazio AG che ci ospita qui, che infatti anzi si carino, intravede anche la sala, la vediamo giù dalla nostra camera 4, eccola qua, vedete lo Spazio AG dove c'è sempre qualcuno, anche c'è anche la gente con lo zaino adesso, che è pazzesco. Questo posto è stupendo, io anzi bellissimo, volevo Stefano, ma so che non è ancora arrivato Stefano deve arrivare pomeriggio, sì. Pomeriggio volevo qua tra noi, però magari questa sera ce lo portiamo su, perché insomma c'è tanto secondo me da fare una puntata solo su questo spazio, che cioè, è un'ex fabbrica di cioccolato questa, un'ex fabbrica di cioccolato, quindi è molto cinematografica tra l'altro, ovviamente, anche solo per questo. In realtà adesso è uno spazio co-working, anzi di smart working in realtà, e con vabbè, ristorante, tanto il ristorante dove si mangia benissimo, scusate, lo dico, la pomodoro che è una roba pazzesca. Noi siamo fatti prendere, no, cioè, quando parliamo di cibo esatto. Andiamo bene, si vede d'altronde, almeno per me. No, gli altri due spazi sono il Gepensimi, che è un po' un centro della rinascita di Nolo, se vogliamo, e il CrossFit Nolo in via Temperanza, che è una palestra di CrossFit. Quindi non è un locale, ma una palestra di CrossFit che viene ogni sera allestito a teatro e disallestito, perché poi adesso c'è la gente, sono i forzuti che si stanno allenando. Fantastico. Quello che noi siamo qua e non siamo là. La farò questa domanda a tutti quelli di Nolo. I confini di Nolo quali sono? Bella questa. Allora, esatto. Qui c'è la. Si rischia la scissione a un certo punto. Sì, no, qui c'è gente che litiga su sta cosa. Esatto. Ci sono famiglie, sono le faide. Ci sono. Il mio appartamento è in Nolo, il tuo no, perché sei sulla scala B. Esatto, siamo a questi livelli. Allora, se si vuole essere talebani, Nolo incomincia da Loreto e il confine a ovest è la massicciata ferroviaria, il confine a nord sono i binari e il confine a est è via Leoncavallo. Via Leoncavallo? Cioè okay. Piazza Durante, via Leoncavallo, via Costa. Okay? Ma i meno talebani dicono che si può anche andare a sinistra oltre la stazione, quindi via Gluck, via Zuretti sono Nolo. San Martini è oltre la circonvallazione. Oltre no, quello no, è inaccettabile. Quello è inaccettabile. San Martini dall'altra sì, no, però un pezzo di San Martini sì. E a nord arrivano oltre i binari, c'è qualcuno che arriva fino alla Martesana dove c'è Ligera più o meno, quindi via Padova in fondo, cioè in fondo al numero 100 e qualcosa, ok? Io sono abbastanza talebano, devo dire la verità, però anche chi se ne frega, perché in realtà ci facciamo delle grandi risate su sta cosa. Nolo è bello anche perché non ha confini, perché Nolo è inclusione. Capito, Demo. Io ti consiglio anche a Demo, appunto, in questi giorni che vivremo qua a Nolo, appunto, di girarlo questo quartiere, di guardarlo, perché sì. È veramente un quartiere che ti lascia, per chi ad esempio non so, noi siamo, lo sanno tutti, noi arriviamo dalla zona completamente dalla parte opposta di Milano, arriviamo dalla zona ovest, arriviamo dalla zona San Siro, una zona completamente diversa dove abbiamo la sede e dove sì, ci sono qualche bar c'è, ma qua ad esempio c'è solo su via Venini. Non so quanti bar ci sono. Sì, ma pazzesca, in tutti i bar c'è qualcuno dentro, fuori, che sta facendo cose, delle iniziative pazzesche. Ho visto un'iniziativa sui mozziconi e sigarette che è allucinante, è pazzesco. Devo sottolineare che fino a 4 anni fa non c'era niente. Ecco. Sì, infatti. È tutto recente. Nato negli ultimi 4 anni. E chissà che cosa succederà. Se tornate qua l'anno prossimo, chissà che cosa ci sarà di nuovo. È matematicamente impossibile trovare posteggio in questa zona comunque. Davanti a casa mia c'è. Via Marco Aurelio. Trovate posti. Ma io non ho la macchina, non me ne frega niente. Perché c'è posto? Perché c'è il tuo posto lasciato esatto. Libero. Davide. Vabbè, comunque si arriva qua con la metro. Anzi, l'altra domanda: la metro, Pastore o Turro per arrivare qua? Qual è la più Turro? Sicuramente no. Cioè, tu no, Pastore. Rovereto, scusa. Pastore o Rovereto? Sono uno delle due. Ok. Ma Pastore è quella principale, diciamo. Quella lì, cioè il centro. Ma è il Gepensimi che occlude la strada? Perché io passando la sera in bicicletta. Trovo sempre questa strada impraticabile. Cioè se passi in bicicletta sono anche i binari del tram, quindi rischi anche di ammazzarti perché sì, non devi è facile deviare. Sì, pensavo bene, effettivamente è un po' rischioso per le bici. Sì, un po' sì. Ma effettivamente quindi il Gepensimi è diventato ormai un luogo. Il Gepensimi è uno dei primi locali ecco. Della rinascita di Nolo, effettivamente. Tutta parentesi, è in mezzo ad altri quattro bar, tipo una cosa del genere. Sì, dice, sì. Attaccati tutti e quattro. Che sono nati dopo. Che, sì. E molto intelligentemente, e questo fa parte un po' dello spirito di Nolo, cioè
l'inclusione, no? In un mondo in cui si fanno i confini, si fanno i muri, sì, i fili, sì, spinati, sì. Il titolare del Gepensimini, quando gli hanno aperto un bar a fianco, non gli ha fatto la guerra, è andato immediatamente a conoscere le persone e a dire: caspita, facciamo qualcosa insieme. Così funziona. Questo è capitalismo sano. Certo, funziona. Il resto no, il resto è come guerra. Come le famose pizzerie a Napoli che non ti fanno il caffè, prendi il caffè, lo prendi dal bar, ad esempio. No? Esatto. Questa cosa che si apre, esatto, la porta, quello ti fa con l'altro, dicendo: no, certo, qua facciamo la pizza. Collaborazione. Caffè così a fianco. Esatto. Insomma, e questa è l'idea appunto di come l'inclusione. L'inclusione è appunto che rientra poi anche invece nel Fringe con alcuni appunto spettacoli. Sono anche dei spettacoli, appunto, ricordiamo proprio qua al LAG, che tocca anche il tema, diciamo, il famoso tema del gender. Tocca, no? Sì, ad esempio, signorina, lei è un maschio o una femmina? Direi il titolo è abbastanza esplicativo. Perché se no c'è già una signorina, c'è già lei è una donna per l'anagrafe, però no, dice, okay, okay. Lei ed è assolutamente una donna peraltro, e si capisce, però è cresciuta in questo, insomma, su sette spettacoli averne due dove c'è una domanda nel titolo non è male. Sto pensando adesso: Where the hell is Bernard? E signorina Alessa, ma fa capire un po' la confusione che comunque regna sovrana in noi. Il dubbio è arte, il dubbio è cultura. Chi non ha dubbi non fa cultura. Questa qui, cheat, mettiamola sul sito. Questo non è, diciamo, male. Un bel meme, com'è, allora, chi non ha dubbi condividi? Com'è, Davide? Chi non ha dubbi non, chi fa, non ha dubbi non fa cultura. Cheat Davide Verazzani, adesso faremo, mamma mia, meme da mettere online. Però mi hai fatto dimenticare la domanda che stavo per farti, che è una domanda invece più stupida della tua, ovviamente, dichiarazione. Però bene, la sono dimenticata. No, ricordiamo invece, appunto, qua chi c'è in scena allo spazio AG. Allora, lo spazio AG, Gloria Giacopini con la regia di Giulietta Vacis, signorina Leo Maschio e una femmina, e poi le Officine Gorilla, un collettivo di ragazzi molto giovani di Alessandria, anche se l'attrice viene da Torino, in realtà lei ci tiene sempre a precisarlo, per cui non so perché. Sono venuti ieri ospiti, ci tenevano anche loro a sottolineare. Vedi, con Riportami là dove mi sono perso, che non so se sarà, se vincerà il premio, però vince il mio premio personale per il titolo più bello. Ecco cosa dovevo chiederti, punto, questo. Ah, vedi c'è, prima parlavamo di un premio sulla stand-up comedy data appunto al Festival di Edimburgo, che non so quanti premi ha il Fringe, allora, di Edimburgo in totale. Il Fringe di Edimburgo non ha un vero e proprio premio, cioè, okay, non è che uno che vince il Fringe, no, ma ci sono tantissimi premi collaterali. Quanti? Dati da, ma ce ne saranno una trentina, credo. Beh, ci sono 3.000 spettacoli, per cui insomma hai voglia. Sì, sì. Qui invece avete voluto farne uno solo, ma molto intelligente secondo me, perché appunto è il premio del pubblico. Sì, perché allora, fedeli al fatto che il Fringe è un qualcosa di partecipativo, e quindi nasce dal basso, abbiamo voluto evitare la solita giuria di espertoni, di soloni del teatro, no? Non perché ci stiano antipatici, ma perché è molto più Fringe farlo, ma questo lo dici tu, ma perché è molto più Fringe farlo decidere dal pubblico invece, che poi è il pubblico che decide se uno spettacolo avrà un futuro oppure no, se sta in piedi oppure no. Quindi ogni sera alla fine dello spettacolo le persone hanno un modulo che gli viene dato all'inizio quando entrano e possono dare il voto. Alla fine vengono ripresi i moduli e alle 23.30, lo dico perché ci teniamo che ci sia tantissima gente, domenica 9 giugno alle 23.30 qui da AG verrà proclamato il vincitore da parte del pubblico, cioè il pubblico proclamerà il vincitore, quindi il vincitore vince la possibilità di essere in scena nella prossima stagione al Teatro Linguaggi Creativi di Milano e al Teatro All Theatre di Peschiera Borromeo. Non è poca roba. Non ti chiedo per chi hai votato, hai votato proprio ieri sera, non ti chiedo voti, non ti chiedo... Quanto hai dato? Ho anche votato, sì, ammetto. Hai anche votato, quindi. No, volevo dire che probabilmente questa cosa magari l'hai anche già detta, che etimologicamente fringe vuol dire frangia. Vuol dire frangia, sì. Per cui qualcosa che sta per sua natura ai margini. In qualche modo, sì. Quello che ricordavamo ieri, appunto, perché il Fringe nasce appunto come frangia di un festival che c'era quanti anni fa ormai? Anni fa. 72 anni fa nasce appunto come frangia di questo festival di Edimburgo che c'è ancora oggi, che è diventato però ormai ridimensionato perché il Fringe si è preso più spazi. Ma la cosa assurda è che è nato anche il fuori Fringe. Sì. E anche voi avete un extra Fringe. Ricordaci un po' cosa dobbiamo aspettarci appunto da questo extra Fringe. Allora, il Fringe Extra è un insieme di spettacoli che che a differenza dei set del programma ufficiale non vengono non vanno in scena tutti e sei i giorni, ma fanno una o due volte rappresentazioni. Sono spettacoli molto diversi, cioè per esempio un gruppo di attori camerieri che vanno a Crespi 14 e Osteria della Stazione, due ristoranti della zona, venerdì sera e sabato sera, e qui da Hug venerdì durante il brunch e domenica durante il brunch, a recitare poesie. Si chiama Il menù della poesia. Uno
va nel ristorante, si siede, ordina e insieme all'ordine normale, diciamo, mangia assolutamente, sì, insieme a quello che mangia, mangia anche poesia, cioè ordina anche la poesia. L'attore vestito da cameriere si siede al tavolo e recita la poesia per il commensale. Questa è una possibilità. Il sabato il Fringe Extra riempie il Trotter, il Parco Trotter, che è una delle cose più belle e magiche di Nolo. All'Esedra, davanti al Parco Trotter, che è una sede attualmente di una sperimentazione, per cui hanno tolto completamente le macchine, ci saranno giocolerie, mimi, magie per i bambini, soprattutto per i bambini, ma anche per gli adulti, perché piace anche a noi sta roba. Dentro alla ex chiesetta del Trotter c'è la restituzione di due workshop a cui hanno partecipato abitanti del quartiere e in parte anche ragazzini adolescenti di etnie diverse, e la sera il coro ispano-americano, 34 persone che cantano canti sudamericani. Il 9, la domenica, al teatrino del Trotter, è un teatrino bellissimo che c'è dentro al Trotter e non viene quasi mai usato, c'è un monologo di Eleonora Cicconi e Noemi Radice, In qualunque posto mi trovi, adattissimo per adolescenti o ragazzi, comunque, perché parla di ragazzi giovani. E poi c'è lo Shakespeare di quartiere, che è una cosa fantastica. Il sabato e la domenica alle ore 18, con partenza da piazzale Loreto e lungo tutta via Padova fino al Trotter, Romeo e Giulietta entrerà anche nei cortili, quindi ci sarà il balcone di Giulietta in uno dei cortili di via Padova. Romeo e Giulietta, la performance sarà, poi vedrà in scena abitanti del quartiere che non sono attori professionisti, ma che carino, ovviamente curati e gestiti da Beppe Salmetti, Carla Stara e Paola Cardara, che sono dei professionisti di altissimo livello. Salmetti lo conosco bene, un grande, sì. Bravissimo. È una cosa, io non so cosa aspettarmi. Sinceramente io non so assolutamente cosa aspettarmi da Romeo e Giulietta per via Padova, però è una cosa di una bellezza sublime secondo me, e quindi andrò anche io a vedere che cosa accade, perché Salmetti ha tenuto tutto segreto. Io non so neanche bene da dove parte. Quindi, so che è uscito forse un piccolo trailer, ho visto appena. Non è girato neanche le location giuste, perché so che hanno già cambiato. Sì, è fantastico, l'ho visto anche ieri sera, faccio Beppe, allora ma stiamo cambiando, vabbè. Ma forse è bene così, appunto. È giusto così, che non dobbiamo aspettarci nulla, ma venire a Nolo fino a domenica, appunto, tutti gli spettacoli su nolofringe.com, tutto il programma. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ahimè. Io vi ringrazio tantissimo per essere con noi, Demo. Grazie, mi raccomando, tu sei il nostro uomo a Nolo, non a Lavana. Esattamente. Vai a vedere gli spettacoli, raccontaci. Professione poi. Reporter. Professione. Beh, reporter. Un Jack Nicholson, così, Non è male, dai. E quindi insomma, vai e ci racconterai appunto cosa questa sera al Che Pensi Mi andrai, quindi ci dirai poi domani che cosa hai visto. Domani abbiamo qua proprio appunto in ospiti coloro che questa sera sono in scena, Che Pensi Mi. Davide, buon lavoro. Grazie. Immagino che buon lavoro anche a voi. Giornate abbastanza piene di cose da fare, sì. E quindi insomma ti lasciamo andare al tuo festival, va bene? Grazie mille, grazie davvero. Grazie davvero, grazie anche a voi che ci avete seguito. Come sempre noi torniamo questa sera alle ore 18:30, sempre qui in diretta, facciamolo vedere dallo spazio AG, eccolo qua, che sta prendendo forma adesso per il pranzo. Infatti andremo ad ordinarci una buonissima pappa al pomodoro da mangiare oggi al pranzo. Grazie mille, arrivederci a questa sera alle ore 18:30.